Buongiorno bimbi grandi! Ciao Ciao cari bimbi, ciao cari grandi, ci salutiamo qua. E tutti insieme, ci salutiamo qua. Ciao, ciao! Ada! Ciao Ada! Ciao Alessandra! Ciao Alessandra! Ciao Alessandro! Ciao Alessandro! Ciao Amelia! Ciao Amelia! Ciao Andrea! Ciao Andrea! Ciao Antonio! Ciao Antonio! Ciao Beatrice! Ciao Beatrice! Ciao Carla! Ciao Carla! Ciao Chiara! Ciao Chiara! Ciao Chloe! Ciao Chloe! Ciao Francesco! Ciao Francesco! Ciao Gaspare! Ciao Gaspare! Ciao Gemma! Ciao Gemma! Ciao Joelle! Ciao Joelle! Ciao Giorgia! Ciao Giorgia! Ciao Giorgio! Ciao Giorgio! Ciao Giulia! Ciao Giulia! Ciao Manfredi! Ciao Manfredi! Ciao Marco! Ciao Marco! Ciao Marta! Ciao Marta! Ciao Marta! Ciao Marta! Ciao Matteo! Ciao Matteo! Ciao Mattia! Ciao Mattia! Ciao Rachele! Ciao Rachele! Ciao Raffaele! Ciao Raffaele! Ciao Sergio! Ciao Sergio! Ciao Sveva! Ciao Sveva! Ciao Simona! Ciao Simona! E dopo la merenda, buongiorno venerdì. Ed è arrivato un nuovo giorno. Vediamo se riconoscete questa che noi cantiamo e balliamo sempre in classe. Pongi, pongi, bobo. Pongi, pongi, bobo. Buongiorno, oggi è un nuovo giorno. Oggi è venerdì. Era, 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 era venerdì. E poi siamo ancora nel mese di maggio. Sì, ripetiamolo, maggio. Tartarughetta, ripetilo pure tu. Bravissima. Poi oggi c'è una bellissima giornata di sole giallo. Andate fuori e guardate dalla finestra. Guardate che bello spettacolo questo cielo azzurro. E poi il nostro fiore della primavera. Ma voi vi ricordate i fiori che Greta in primavera ha incontrato in Giappone? I fiori di ciliegio, i sakura. Benissimo, bimbi. Adesso vi auguro un bellissimo weekend e noi ci vediamo lunedì. Ciao! Siete pronti a mettervi all'opera con Maestra Daniela? Oggi potrete costruire un nuovo gioco. Buongiorno bimbi! Oggi facciamo un gioco molto divertente, che però è anche utile perché è un gioco che migliora la concentrazione, un gioco che migliora la precisione nell'uso delle mani, è un gioco che aiuta la coordinazione tra gli occhi e le mani. Ed è anche un gioco facilissimo da realizzare e con delle cose che possiamo a casa trovare facilmente, che abbiamo tutti quanti. Vediamo un po' che cosa ci serve. Innanzitutto ci serve un colapasta. Poi ci serve della pasta lunga. In questo caso abbiamo dei bucatini, ma va bene qualunque tipo di pasta lunga, e poi ci servono vari tipi di pasta corta. Io in questo caso c'ho questa e c'ho anche questa qua, che ricordate quando abbiamo fatto le lezioni?
Questi sono gli anellini delle emozioni. Allora, intanto un gioco che può essere molto utile da fare se Gattalilla vuole, perché ci sta giocando lei, è utilizzare la pasta e infilarla nei buchi. Possiamo infilarla in tutti i buchi. Possiamo spostarla, infilarla in un altro pochino, prendere altri fili di pasta, riempirla tutta quanta. Possiamo toglierla e rimetterla. Ma possiamo anche complicare un po' più le cose. Prendiamo della pasta corta e la infiliamo nei buchini. No, nei buchini. La infiliamo nei fili di pasta lunga. Possiamo alternare. Possiamo usare una pasta più lunga. Poi possiamo finire con la pasta più corta. Possiamo rifare lo stesso gioco e fare così e poi mettere la pasta corta e poi mettere questo e poi spostare. Insomma, è un gioco che è comunque utile, divertente, che impegna i bambini e che si può fare comodamente a casa. Da me e da Gattalilla, che ovviamente passa sopra. Buon divertimento! E adesso è arrivato il momento della lettura di questo nuovo libro dal titolo Si può dire senza voce. Si può dire senza voce. Tutti gli animali hanno una voce con cui possono dimostrarsi affetto e dirsi cose carine. Il cane? Come fa il cane? Come fa il cane? Il cane abbaia e i cuccioli rispondono. Il gatto? Miagola. I gattini? Anche. La gallina? Cocococococodè? Chioccia. I pulcini pigolano. L'uccellino? Cipi cipi canta, gli uccellini anche. La mucca? Muggisce, i vitellini rispondono. La pecora? Bela, gli agnelli anche. Il cavallo? Nitrisce, i puledrini rispondono. Il lupo? Ulula. I lupacchiotti anche. La tigre? Ruggisce e i tigrotti lo fanno a modo loro. L'elefante? Barrisce. I piccoli elefanti ci provano come possono. E la giraffa? La giraffa non ha voce e la piccola giraffa ancora meno. La giraffa però ha un collo molto molto lungo, tanto lungo da poter accarezzare la sua giraffina. Una volta una piccola giraffa ricevette molte carezze dalla mamma. Le piacquero così tanto che dopo le insegnò a un piccolo elefante. L'elefante le insegnò alla sua amica tigre. La tigre al lupo. Il lupo al cavallo. Pian piano impararono anche tutti gli altri. Da allora tutti gli animali sanno che si può dire senza voce ti voglio bene. Ma? Mamma. Mamma, ti voglio bene? Pa. Ti voglio. Papà, ti voglio bene. E adesso cantiamo tutti insieme Dov'è il mio amico pollice?
bimbi, oggi io e Caterina cantiamo una canzoncina per voi bimbi, una canzoncina che cantavamo spesso a scuola. Allora, cosa vi diceva sempre la maestra Maria? Manine su, pugnetti, dietro la schiena e... Dov'è il mio amico pollice? Eccolo, eccolo, amico, vuoi giocare, giocare insieme a me? Io vado in riva al mare, io vengo via con te, via, nascondiamoli. Dov'è il mio amico indice? Eccolo, eccolo, amico, vuoi giocare, giocare insieme a me? Io vado in riva al mare, io vengo via con te, via. Dov'è il mio amico medio? Eccolo, eccolo, amico, vuoi giocare, giocare insieme a me? Io vado in riva al mare, io vengo via con te, via. Dov'è il mio amico anulare? Eccolo, eccolo, amico, vuoi giocare, giocare insieme a me? Io vado in riva al mare, io vengo via con te, via. Dov'è il mio amico mignolo? Eccolo, eccolo, amico, vuoi giocare, giocare insieme a me? Io vado in riva al mare, io vengo via con te, via. Dov'è il mio amico bugno? Eccolo, eccolo, amico, vuoi giocare, giocare insieme a me? Io vado in riva al mare, io vengo via con te, via. Dov'è la mia amica mano? Oh, eccola, eccola, amico, vuoi giocare, giocare insieme a me? Io vado in riva al mare, io vengo via con te. Ciao bimbi. Tutti a tavola con Maria. Vediamo che ricetta ci propone oggi. Buongiorno bimbi miei e genitori carissimi. Maria vuole sapere una cosa. Ma la frutta la state mangiando? Vi raccomando bimbi, perché la frutta fa bene ed è importante. Adesso io vi preparerò una merenda deliziosa. Dobbiamo prendere mezza mela, così la sbucciamo. Mezza banana, io ne metto una perché e questa è proprio piccolina. E poi dentro questa frutta mettiamo un bel bicchiere di latte. E adesso andiamo a frullare tutto. Ecco qua bimbi, il frullato è pronto. Lo possiamo versare, guardate, viene proprio come se fosse uno yogurt. Possiamo aggiungere noi anche dei cereali, guardate, così, e questa è una merenda deliziosa e nutriente. Buon appetito, bimbi miei! Adesso è arrivato il momento del riposino, ma mi raccomando, andate in bagno, lavate le manine, lavate i dentini e buon riposo. E noi ci vediamo domani. Ciao!